Ci risiamo? Ci riusciamo? La ingarriamo stasera? Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa se la ingarriamo questa sera? Hola, hola. La ingarriamo questa sera? Vediamo un po' cosa abbiamo sbloccato negli yokai. Che yokai nuovo abbiamo visto? Ah, giustamente abbiamo visto questo, la ruota di merda. Abbiamo proprio visto questa qui. La grande ruota della merda. Uno yokai a forma di ruota, ma con un'enorme faccia. La prima è abbastanza grande da essere montata su un carro su un carro da buoi. La seconda gode una certa libertà di movimento, ma può balzare più lontano di quanto consentito dalla lunghezza dei capelli che legano la struttura. Avvolta dalle fiamme, atrocemente accigliata, la faccia assomiglia al visitatore di un altro mondo e infonde terrore nei cuori di chi l'ha vista. Poi abbiamo Umibozu minore. Gli Umibozu sono le anime rancorose dei samurai morti combattendo in mare. Si dice che si nascondano nelle onde e tendano imboscate ai vascelli di passaggio, motivo per il quale sono tenuti da pescatori. Stando a quel che si dice, però, a volte si fanno vedere anche sulla costa. Miki, ma sta andando la live? Mi confermi che ci siamo? Ho esploso di nuovo. Dimmelo, se mi senti. Che a me da cellulare si è bloccato tutto di nuovo. Però non è uscito scritto live terminato, quindi potrebbe essere sempre. Ti vedo e ti sento, ok, perfetto. Ok, quindi erano questi due. I due praticamente yokai nuovi che abbiamo trovato. Adesso andiamo dal fabbro, comunque ho detto di passare da lei. Il dialogo che ci dice. Ah, ok, no, ci racconti noi tutte le armi, già l'abbiamo sentito. Eiceduko Makamagi Tatsushi, il Magatama migliorata capacità di forgia del fabbro. Ok. Armi. Quindi ok, cioè sono uscite nuove katane, nuove cose. Il bandito Kurikasama. Di falci cosa c'hai? Non c'è nessuna falce nuova, ok. L'arco lungo il glicine. L'archibugio. A scoppio non c'abbiamo ancora niente. Ok. Le armature. Pure c'hai qualcosa di nuovo. Maschera dell'ombra notturna, proprio Jin Sakai, Ghost of Tsushima. Ok. Questo per farci un giretto. Ah, belli quanti demoniaci qui. Ecco qua, terza volta che Stream Element ci annuncia. Riusciremo a fare una live intera quest'oggi? Chi lo sa. O impazziremo prima. Attrezzi, amuleto dell'acqua. Ok. Ah, posso crearli adesso. Perfetto. Pelliccia di Enki. No, si crea praticamente con quella scimmia maledetta che odio tantissimo. Madonna. Finita danni. Ah, boh, no, non ci interessa modificare le armi al momento. Allora, il dojo non ci ha dato niente di nuovo. Quindi direi. Queste qua ancora sbloccate, ok. Direi che potremmo o provare un'altra missione secondaria. La ricerca. Un gesto. Danza Sudama. Scodella Kodama. Mi dà la scodellina a mettermi in testa. Simpatico, però. Però potrebbe
questa è un'altra buttata di sangue, vediamo. Allora, in realtà non ci manca troppo per salire di livello. Siamo a livello 32, quindi diciamo che è il top in questo momento. Proviamoci, che vi devo dire. Ehi, mentre eravamo distratti, qualcuno ha lasciato uno strano messaggio. Vediamo. Sono parole incise su una foglia con una pietra. Voglio, amici, cercate. La calligrafia è pessima, probabilmente è uno scherzo di qualche bambino. Tieni, ti lascio il compito di decifrarlo. Di qualche bambino o di qualche demone che vuole dei amici. Che ne dite? Qualche demone che cerca amici? Allora. Voglio provare un attimo a togliermi la chat e rimetterla, magari si riprende anche a me. Allora, qui possiamo salire, però lì giù c'è Tokishio. Ok, si è ripreso anche a me il video, perfetto. Tokishio. Oma? Che ci fai qui? Nande Hai kokode? ricevuto la stessa lettera? Reiseki demo te ni hairu ka to omotta ga. Pensavo di trovare il vetrello Kono spirito, ma ho chikkou trovato solo yatsu, questo ano miouna piccoletto. Non ci tegami no resta che sasirashin mettere. sagasu Però shika il mittente della strana lettera. Ok, ano miouna tegami ano non miouna. dici altro, perfetto. Ciao, Kodama. Oh no, non capisco un cazzo di quello che dici. Sadly. Sei stato tu a fare la lettera, vero? Kodamino, secondo me. Dice cose diverse ogni volta. Ci potrebbe star bestemmiando contro, chissà. Allora, preghiamo e vediamo un po' intorno cosa c'è. Si apre solo dall'altro lato, ok, quindi questo qua è lo shortcut enorme verso la boss fight di dopo, chissà. Allora, invece qui, vediamo cosa c'è. Esploriamo questa zona qui. Non sembra esserci nulla, anzi la strada è bloccata, perfetto. Vediamo di là. C'è un altro sentiero. C'è qualcosa. Okay, se non c'era un cazzo neanche qua, potevano tranquillamente bloccarla tutta quanta la strada a sto punto. Che cazzo mi fa venire a fare perdere tempo? Allora, let's go. Madonna. Tutto il mondo della tenebra. Allora, qua non c'è niente. Il mondo di tenebra. Prendiamo le scalette, vediamo cosa c'è su. Ah, c'è un oggetto. Elmo dell'oca nera, dragone inquieto. Una falce. Aia. È uscito quest'altro? Dove sta? Che sta buttando le pietruzze. L'ho visto un demoniaccio brutto che non piace proprio. Che è qua sotto? Aia. Allora, cerchiamo di capire dove possiamo andare. Ah, lì di fronte ci aveva visto. Thank you.
oggettino. E lì c'è un Sudama. Ciao bro. Sembra voler qualcosa. Diamogli un nucleo. Allora, oggetti. Nucleo di Ippon. Ne abbiamo già altri di Ippon. Sì, ce l'abbiamo di Ippon, eccolo qua. Tieni, amico mio. Ti piace? Ok, grazie. Lì giù c'è un Kodama. Qui sopra sta un Kodama. Devo vedere anche quella strada allora. Allora, vediamo di qua dove riusciamo ad arrivare fuori dal mondo. Ah, da nessuna parte proprio. Nel culo arriviamo. Che vedono i miei occhi. Un gatto chiatto, ragazzi. Oh sì, gatto chiatto, accarezzalo tutto. Guarda come ribalza. Ah, lì c'è un altro Sudama. Mio Dio, guarda il gatto chiatto, è diventato a puntini. Dov'è il Sudama? Non lo vedo più. Madonna, ma sono sognato. Mannaggia, è scomparso. Sì, il gatto chiatto sembra un pesce palla, l'avevano detto che sembra un pesce palla e se lo colpisci troppo potrebbe trasformarsi quando è così. Dentro al regno delle tenebre, infatti vedi qua è diventato di nuovo normale, avevamo letto questo fatto. Allora. Sì, ci sta qualcosa lì. Vabbè, forse il gatto chiatto non si stanno simpatici, gatto chiatto e Sudama. C'è anche la serpentessa qua. Mamma mia, che zona di merda, devo dire. Madonna. Chi mi ha aggrato? Lei. Ci ha pure spaccato. Serpentessa maledetta. Salire per qua è la strada che ci conviene di più, probabilmente. Devo ricordarci che qua subito a sinistra ci sta uno stronzo. Ci vuole fare l'agguato, eccolo là. Come ci buttavamo in mare.
Andiamo nel mare. Abbiamo trovato il gatto chiatto e lì sta la nostra anima. Abbiamo sbagliato il saltino. Si nasconde appena arriviamo. Forse perché ci stanno i nemici in giro? Non lo so. Ok, vediamo se adesso spunta. Sì, saluta. Ciao bro, vorrei darti un giochino. Dove sta? Nucleo dell'anima. Ah, ci abbiamo altri tipo. Di giallo, vediamo un po'. Ti piace? Ok. Ah, entra dentro la casetta la stronza. No! Era quasi morta. Non sono riuscito a curarmi, non mi sono curato, mannaggia. Su. Allora, la stronza viene di qua. Dove sta lì? Non lo vedo. La casetta, eccola là, sto uscendo adesso. Okay.
perché lei che creava tutto questo schifo. Ok. E quella è la porta dove sta il salvataggio. Perfetto così. Ci possiamo anche fare un livellino adesso. Livellino per forza. Abbiamo preso pure il nucleo della stronza. Il prossimo Sudama glielo diamo proprio. E arriviamo al nostro 20 in magia. Livello 33. Nice. Devo dire. Tu chissà che cazzo dici. Adesso possiamo anche prendere le casse. Codama. Vai bro, torna a casa. Ok, di qua non sembra esserci niente. Qui dentro invece ci sta uno stronzone di quelli grandi. C'è una cassetta piccola. Rimani là a morire. Fanculo a te. Vai, proviamoci, mannaggia la miseria. Facciamo, se ci sta un oggetto super bello dentro la setta lì. Fatica, scimmia maledetta, dragone inquieto. Ok, chi è che ci sta attaccando? Ah, quello sopra. Ok, perfetto, adesso possiamo proseguire. Nessuno stronzo che ci salta in testa. Perfetto, così. Let's go. C'è qualcosa di tosto. O è un altro mondo? No, è un altro mondo. Mannaggia. Allora, già abbiamo visto che c'era tipo un Kodama da qualche parte.
perché stavolta non era lei. Non era lei. Mannaggia. Ok, possiamo scendere a prenderci gli oggetti di quello. Non era lei a bloccare il tutto. Forse è quella scimmia maledetta che si trova di qua. Proprio quella lì. Niente, neanche la scimmia. Ok, voglio proprio mettermi a dura prova. Allora, io l'avevo visto un codamino da queste parti. Eccolo lì il codamino. Sul ponticello. Vai al santuario, amico mio. Proprio lui, il detentore di questa zona. C'è tutti i fiorellini che gli sbilloccicano attorno. È uno di quelli col martellone infame. Sempre una brutta zona proprio. Neanche a dargli un colpetto. Un colpetto critico, no? Non è che ci dai una mano, no, non serve proprio a niente. Al solito. Scendi? No. Ok, rimani là.
Mannaggia, ci ha ucciso quell'altro, però si è liberata la zona almeno. Figlio di puttana, riesci mio. Ok. Direi che mi avevo verso il letto sperando di inviare il mio amore domani. Ti metto sul cielo, ok. Buona avviata verso il letto, cuccettino. Allora, siamo persi tutto il loot, però. Vabbè. Siamo persi il loot, però almeno. Sei inutile, non ti voglio combattere. Ciao amico Sudama. A te voglio dare il nucleo di questa Nureonna. Tiè, prenditi sta donna serpente. Dammi qualcosa di bello. Pietra dello spirito. Ok, una pietra dello spirito non piccola stavolta, perfetto. Uccidere questo. Non ho visto altre strade. Che altro? E quello là sembra essere abbastanza oscuro. Potrebbe essere il boss di zona. Anche se alla fine è uno scimmione normale, sembra. Vuoi ci fare il culo uguale. Scimmione normale, scimmione potenziato. Ok, ci è andato abbastanza bene. Ah, un altro Kodama per stare al santuario. Vai amico. Ma magari la missione era portare tutti i Kodama al santuario? Dobbiamo tornare al nostro amico adesso. Vediamo un po'. Trova il mittente del biglietto e i suoi compagni. Eh sì, può darsi che abbiamo fatto. Abbiamo trovato 3 Kodama. Darsi che la missione era questa. Vediamo. Magari lui ci ha detto trova tutti i miei amici. Niente da che ci io c'è qualcosa da dire. C'è se trovo il mittente. Un cavolo. Secondo me sei lui il mittente, cioè. Non c'è molto da ragionarci.
Però di qua non ci siamo venuti. Esploriamo per questa zona qua. Cosa ci sta attaccando? Si rischia di cadere giù parecchio. L'ultima stradina controllata è praticamente questa. L'abbiamo controllata. Non c'è niente più. Davvero amico, sono confuso. Che dobbiamo fare? Oltre un altro livello, perché siamo arrivati, penso, sì, livello in costituzione. C'è un'altra Sudama. Magari è l'ultima da dover trovare. Saluto. Ciao bro. Che ti do? Che ti do a te? Ti do questo Ippon, no? Ok, dovevamo trovare l'ultimo di questi, perfetto. Let's go, abbiamo trovati tutti. Ricerca. A quanto pare hai trovato con facilità gli amici di chiunque abbia scritto quel biglietto. Anzi, ne è arrivato addirittura un altro ringraziamento. Felice, amici tornati. La Gafri è sempre pessima, ma almeno sembra felice. Ed è la felicità che conta, dico bene? Per forza. Ok, perfetto. Andiamo alla capanna. Adesso possiamo metterci un Sudama. Possiamo metterci il Sudama. Però no. A me piace sempre il lupetto per il momento. Perché non abbiamo qualcosa di figo. Avremo il nostro lupetto. Allora. Volevo. Potremmo cambiare lo Speed Guardiano per provare il serpentone. Il serpentone cosa ci dà? Assorbimento, vita, uccisione e mischia. Oh, nice. Carino. Non male, direi.
scene prima di armonizza. Paralisi non mi interessa troppo in realtà. Questo sembra carino. Ok, c'è più difesa questo. Rilascia l'anima. Richiesti. Che significa? Guida, dimmelo. Forza e coraggio. Ah, ok, forza e coraggio devono... Brulla in sola congelata, Gucci. Destrezza, energia e forza e coraggio devono essere praticamente... Devono sommarsi e arrivare a quel livello. Ok, vabbè, no, per il momento direi che ci lasciamo il nostro lupo allora. Tanto comunque brutto è. Ci aumenta la difesa però. Veleno più assorbimento vita, uccisione in mischia. In realtà mi piace assorbimento vita, uccisione in mischia, però qua abbiamo un sacco di cose in più. Danno abilità yokai tutte. Colpo di grazia. Meno consumo di chi in mischia. Mi piace quell'altro, però vorrei prenderlo al momento giusto, mettiamolo così. No, livello 34 dice, noi siamo livello 34. Vediamo di che parla quest'altra missione. Indovina, abbiamo ricevuto un altro incarico dal maestro Dosan, ma è morto! Evidentemente voleva ricordarci chi è che comanda. E un'altra richiesta per sbarazzarsi di qualche yokai. A quanto pare hanno talento di occuparsi di molti, ma nessuno ha mai fatto ritorno. La cosa ti spaventa, vero? Non ti spaventa, vero? Diamocela a fare. Non lo so, amico mio. Maestro Dosan è morto, come ci ha dato questa missione dall'oltretomb. Per fortuna c'è il catto, chiatto, che ha deciso di... Azzo, il catto chiatto ha deciso di mettersi addosso. Il catto chiatto che fa lo scaldino. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' che si combina in questa missione. Dobbiamo picchiare. Elimina lo yokai, ne parla di uno yokai in particolare. Lo. Eh già, da qualche giorno fa la bella stufetta. Bella stufetta. Azzo, un gatto antipatico che fa la stufetta. Che succe. Allora, questa è una brutta gente. Di là c'era un'altra strada pure, vediamo dove si va. Qualcuno che combatte contro una scimmia. Scendetevi a vicino pure di. Uccisore di Enki. Sono due strade quindi, stai dicendo? C'è doppia strada. C'è un coso gigante, lì ce n'è uno piccolo che rompe le palle. Perfetto.
qui ci potrebbe essere un'imboscata. Non so perché me l'aspettavo l'imboscata qua dietro, eh? Allora, ah, ma tu puoi combattere di nuovo? No, no, vabbè. Magari ti uccido a fare un'altra volta. Dove tu? Che voglia c'hai di combattere così? Senza senso. Da seguire. La freccia che abbiamo sparato non è freccia sacra. Allora, vediamo un po' di qua. Dove si va? Un altro scimmione che cammina qua. Scimmiopoli proprio. Cazzo, quell'albero si può calciare per creare uno shortcut disumano. Sicuro proprio. Ah. Quindi così possiamo prendere l'altra strada e venire qua giù, easy, veloce proprio. È venuto lì con te.
riesco. Allora. Prendiamo la strada per il Bowls. Salve, è qui che si nasconde il boss. Sì. Da lì. Cazzo. Vabbè, quanti cazzo ne escono qua? No, non va bene proprio, ragazzi. Questa è proprio una di quelle missioni infami che odio a morte. Una di quelle missioni che mi fa ricordare perché non faccio le missioni secondarie a Nio. Già scocciato di farlo, sincero proprio. Facciamo una cosa, proviamo a evocare qualcuno giusto per... se c'è qualcuno che vuole provarci in chat. Ah, connessione alla rete, vai. Evoca visitatore. Giusto così. Allora, sotto menu, modifica impostazione, evoca, basta. Ah, non l'ho messo. Ti lascio qualcuno che ci aiuta, beh, se no... sti cazzi proprio, missione secondaria di merda.
Ah, posso andarmene. Guarda qua. Ok. Proviamo così allora. Praticamente un PNG che ci aiuta con le statistiche di un personaggio vero. Percepisce la presenza di un visitatore addirittura. Nice. Arriva il nostro amico visitatore qui. Yeah.
entrare con questo. Ce l'abbiamo fatta? Oh no? Che cazzo era questo? Ho detto delle cose. E non ci ho capito niente perché ero troppo preso dalla cuffia caduta. Cos. Sono cagato sotto. Anima. Jink, prendi. Anima degli occhi, prendi. Perfetto. Grazie ai nostri due amici che ci hanno aiutato. E si gode. Si va. Ci siamo fatti anche la nostra missione secondaria senza lasciare niente. Ci meritiamo un po' di cioccolata. E cioè, se ne sono ingannati in questi casi posso capire l'ispezione che si affida allo schema di aiuti come quello. Vedono tutti questi yokai in circolazione. Cacciatore di yokai? La maschera non ti fa pensare al mumiglio? Eh sì. Ok. Livellino. Illustrazioni, abbiamo uno yokai nuovo? Abbiamo sbloccato il continuo dell'Enki. Camuse raccolte di racconti. Quali? Konjaku Monogatari. Yujushui Monogatari. Rispettivamente del tardo periodo Heinen. Del periodo Kamakura. Contengono storie di yokai e sembianze di scimmia. E dei loro incontri con gli umani. Uno dei racconti più famosi narra la storia di Ozaru. Ozaru è lo stesso nome che hanno i Saiyan quando si trasformano, la loro forma da scimmione. La divinità delle montagne della provincia di Mikasa. No, di Mimasaka. Odierna prefettura di Okomiya. No, di Okoyama. Okayama. Gli abitanti di Mimasaka erano soliti offrire la fanciulla in sacrificio a Ozaru, un cacciatore venutone a conoscenza, decise di prendere il suo posto, aspettando Ozaru in compagnia dei suoi due cani da caccia. Quando Ozaru si presentò accompagnato da alcune scimmie, il cacciatore lo attaccò, atterrandolo mentre i suoi cani sbranavano i servi. Si sbarazzavano dei servi. Egli, spaventato, implorò pietà e promise che non avrebbe più richiesto sacrifici. Si dice che da allora non abbia mai più infratto la promessa. Vediamo se abbiamo qualcos'altro. Qua che cosa... Ah, posso farlo parlare. Ok. Beh, giustamente ancora non ci capiamo niente. Anche lui. Allora, Kodama, non c'è nient'altro, mi sa. No, siamo ritornati da capo, perfetto. Andiamo al santuario, facciamo un livellino a costituzione o un livellino a cuore. Pure non sarebbe male. Vabbè, vorrei arrivare prima al 20 in costituzione e poi vediamo in realtà. Però per prendere quell'altro coso ci serve energia, coraggio, cos'era? Coraggio non c'abbiamo proprio niente. Il chi cosa ce lo dà a cuore? Ce lo dà il chi. La vita. Abilità.
falcione, stiamo aumentando, abbiamo aumentato le cose giuste. Allora, così però arriviamo a 5.000, a 1.500, diciamo, vai. Andiamo così. Ah, in realtà ci manca poco per salire di un altro livello. Oh mio Dio, ma c'è il Batisco! Ciao Batisco, come stai? Grazie per il raid. Come va, bello? Il più potente. Oh, ma c'è anche il Dart. Ciao Dart, come va? Come è andata la live? Che avete fatto? Miki, Miki, fai un so, fai un so, fai un grandissimo so, Miki. Se non si è addormentata, ragazzi. Si va in coppia. Ci sta, ci sta. No, che fai il sobbadisco? So the viewpoint. Non c'è Batisco senza Darpacio, top. Una coppia potentissima. È ovvio che devi fare a doppio point. Che fai? A Batisco. Ah 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 ah. E Batisco da doppio point. Sono distratta. Si è ingrippata la Miki, ragazzi. Come state? Come è andata la serata? Sta dormendo. Noi abbiamo appena finito di picchiare un bel po' di yokai. E adesso stiamo per cambiare area. Vediamo un po' come la sua la situazione. Ci vede. Game e Demos. Cosa stavate facendo? Cosa che Game e Demos? E la bisogna fare il solo dall'account con cui non sto. Sì. Allora ragazzi, procediamo per la regione successiva nel frattempo, che ci vediamo, penso che ci sia una scena del viaggio, ce la godiamo un po'. Nel frattempo raccontatemi cosa avete fatto, che demos stavate provando. Il primo uomo presso cui Hideyoshi prestò servizio fu Oda Nobunaga, il giovane sovrano della provincia di Owari. Nobunaga aveva grande ambizione militare, provava attrazione ineguagliabile verso l'ignoto, un uomo risoluto, dotato di grande acume, disprezzava coloro che erano ciecamente, mannaggia la miseria, troppo veloce. Owari wa koko Mino kara minami ni kudatta toko ni aru. Oda ke no kuni da. Toshu wa Nobunaga-sama. Quindi incontreremo Nobunaga, signori. Utsuke da tte uwasa mo aru. Ma docchi ni shiro Dousan-sama ga musume o azukeru hodo no otoko da. Mono oji shite mo hajimara. Nostro Dousan avrebbe la scoperta anche il nostro padre in tutto questo, amico mio. Quindi la figlia è mia sorella. Tutto questo. Si tiene a Nobunaga. Nobunaga Oda, l'unico, il più forte, De Peffo, ci sta, per forza. Castello di Kyosu. Chi ci sta qua a sparare? E questo Nobunaga? Mi chiamo Tokichiro, mio signore. Sono un moglie mercante fuggito da Mino. Hide. Non è più la reazione di Venezia. Guarda, scimmietta come si prostra. Oh, guarda là. La tigre e il pavone. Sei un metamorfo. Non mi controllare. Dobbiamo picchiare Nobunaga, ragazzi. Fascinante. Gli occhi del genere. E beh, mi sono fatto gli occhi troppi figli. Uno dorato e l'altro verde. Voi siete del mio servizio. Servitore di Nobunaga. Si gode. E quella è mia sorella? La tua promessa sposa? Come se n'è andato mio padre? E anche mio padre. Sorma. Con dignità, come la vifera. Lo dovrebbe nominare il prete.
Ok, ci abbandona un po' così, facendoci intravedere la sorella, vediamo un po'. Ma sto provando un po' di demo di Steam Next Fest sti giorni. Demo Souls, bello, bella battuta alla Batisco. Mancano i baffi caratteristici, probabilmente qua è troppo giovane per avere il baffo caratteristico. Oggi una demo di Sons of Valhalla, che tra l'altro potrebbe piacerti. È un 2D un po' action, gestionale, strategico e elementi roguelike. Mi stai dicendo che devo provare per forza. Devo provare per forza. Domani vedo un po'. Quanto dura la demo più o meno? Che ci faccio un pensierino. Magari domani pomeriggio la provo. In realtà dovresti dormire, non combattere. Questo pure è vero, dovremmo andare a dormire. Proprio a dormire. Ah, mannaggia, mannaggia, che brutto andare a dormire così. Vediamo di fare un raidino prima di andare a dormire. Eh sì, cerchiamo qualcuno a cui fare un raidino. Oh, ma c'è il Lord. Mi fai un raidino al Lord? Io vi saluto che torno al lavoro. Ah boh, ci ho fatto quasi 2 ore e non l'ho finita. Ok, quindi non la finirò mai. Buon lavoro, Dart. Noi facciamo questo raidino a Lord Boss Neko. Miki, lo riesci a far partire tu? O devo farlo io? Hai? Ok, quindi ci riesce, perfetto. Bene, ragazzi. Intanto vi auguro una buonanotte, grazie mille per il ride, patisco. Ci vediamo domani, domani pomeriggio, magari vediamo un po'. Vediamo un po' questo Sons of Valhalla, vediamo, ce lo vediamo un po' com'è. Se mi ispira potrei pensare di portarlo. Così ci facciamo una demo. Dato che nel pomeriggio ormai ho finito i giochi che stavo facendo. E niente, non vedo il raidino che parte. Michina, sta partendo il raidino. Andiamo a dare un bel bacione al Lord. È partito. Ah, bene, a me no. Perfetto. Aggiorno un attimo qui, quindi non vi leggo. Perfetto, a me non vuole partire. Che bello. Ok, quindi andrò direttamente da Lord. Ci vediamo lì, ragazzi. Dategli un bacione. E buonanotte e sogni d'oro a tutti. Ciao!